Dennis, Giuliano, questa è una storia di amicizia tradita. Mentre lavoravate a questo film, vi siete mai domandati voi cosa avreste fatto al posto dei vostri personaggi se vi foste ritrovati in quella situazione? Allora, se io mi fossi trovato in quella situazione, sicuramente non l'avrei abbandonato così. Avrei trovato sicuramente una soluzione. Non so in che modo, però sicuramente l'avrei trovata. Anche io non l'avrei mai abbandonato. E vi siete rivisti già? Avete potuto vedere il film? No. Ancora niente. Invece Alessandro, il tuo testa calda dice che il destino è il contrario della libertà e noi viviamo in un periodo storico, in una fetta di mondo in cui le libertà personali vanno in collisione con le libertà collettive. Per te oggi questa parola che significato ha? Parola libertà. Guarda, credo che stiamo vivendo un momento veramente poco libero, ma anche nelle cose piccole. Non mi va di allargarmi a delle cose che sono molto più grandi di noi, perché quando sento parlare di guerre, di quello che succede, per esempio adesso in Afghanistan, io non ho gli strumenti per argomentare quella roba, mi piacerebbe averli, ma ascolto volentieri gente molto più intelligente di me parlarne. Invece quello che posso dire è che nelle cose piccole tutti quanti a volte ci illudiamo di essere liberi in alcune cose, quando invece poi in realtà non lo siamo, no? In un'era, per esempio, dei social, in cui i social ci hanno dato la possibilità a tutti di esprimere un'opinione su tutto, su tutti, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze di un'opinione troppo forte o meno forte, anche io, se mi trovo ad esprimere un'opinione, dovrò sempre sentirmi forzato a mediarla, no? Quindi, sia nel caso di essere il primo a dire qualcosa, sia in risposta a qualcun altro, cioè tutti quanti cerchiamo di adeguarci ad un codice che è diventato questo codice di comunicazione che a me non piace di questa nuova generazione e che, insomma, io sono dell'86 e mi ricordo che fino a 15 anni se dovevi dire una cosa a qualcuno te la dicevi, al massimo litigavi, al massimo te davi due schiaffi e poi tornavi a casa e era tutto risolto. Adesso questa roba invece ci porta sempre a dire, beh, questa cosa la posso dire, ma non è che viene fraintesa, ma non è che viene malintesa, ma poi però quello ci rimane male. Però aspetta, allora quello mi ha detto che devi dire così. Questo non ha niente a che fare con la libertà. E soprattutto la cosa ancora peggiore che invece quella che viene chiamata libertà è a volte assolutamente il contrario, cioè proprio è quasi sempre oppressione verbale, è quasi sempre, per esempio la democrazia, che è un concetto bellissimo, è uno dei più grossi problemi che abbiamo in questo momento, no? È il fatto che tutti quanti possano dire tutto a tutti senza nessun tipo di ripercussione. Ecco, allora vedi, a volte le cose che sembravano molto belle sono diventate delle cose nocive e viceversa, quindi non credo, non stiamo vivendo un momento molto libero. Mi piace pensare che ci sia una strada per arrivarci a una cosa diversa, che però secondo me avrà poco a che fare col giudizio e poco con l'ego e molto più con la visione futura di qualcosa di bello. Testa calda mi è sembrato un personaggio scisso perché è l'unica figura paterna, non soltanto per i due protagonisti, ma per tutte le formiche, che dà dei momenti di tenerezza a questi ragazzi, però poi è capace di una violenza anche nei loro confronti fortissima ed è fisicamente molto caratterizzato. Volevo sapere se nella tua testa avevi in mente qualcosa o qualcuno quando entravi nel personaggio. Ma guarda, sì, è un personaggio con diversi registri che io ho amato particolarmente in alcuni momenti, soprattutto quando sono riuscito a percepire a fine giornata che è riuscito a regalare qualcosa che non era scritto in sceneggiatura, ma che siamo riusciti poi a creare lì sul set, un po' per merito loro, che tutti i giorni mi davano del materiale nuovo su cui lavorare rispetto alle loro reazioni, al loro istinto, e un po' perché è come se, diciamo, io di riferimento, l'ho detto anche oggi, ho avuto un riferimento che era più che altro fisico e non emotivo, che era il Daniel Day-Lewis del petroliere, ma che per carità, cioè nel senso lo dico, tanto che me lo chiedono, non lo direi mai, mi vergogno anche, ma è semplicemente perché era un personaggio che, anche semplicemente sorridendo o non sorridendo, stando fermo, riusciva a comunicare un sacco di cose. Soprattutto alla fine del film tu non riesci a capire se stavi dalla parte sua o dalla parte degli altri. Era esattamente quello che io volevo per Testa Calda. Invece, ragazzi, questa è la vostra prima esperienza su un set. Volevo sapere se sia Alessandro Borghi e Alessandro Celli vi avevano dato dei consigli, per quando vi trovavate poi davanti alla macchina da presa. Ovviamente sì, dei consigli ci sono sempre, perché comunque essendo persone più esperte in questo campo, è normale che ci danno Vecchie, dei. vecchie, si dice vecchie, persone vecchie. Ah, è normale che ci siano dei consigli. Ed è stato anche merito loro se è venuto bene, cioè se quest'opera è venuta bene. Sì, ci hanno dato molti consigli, soprattutto a me. Vi ringrazio moltissimo per il vostro tempo e complimenti. Grazie, Grazie, grazie a Cecile. te, grazie.